Ma chi è morto? Chi è morto? Paolo! Paolo! Paolo che... Paolo Pilagatti! Paolo! Paolo! Paolo Cerosanti! Ma come Paolo? È sacrestato! È la mia vita! Paolo! Sì! Uno di quei mali incurabili, quelli che ci portano dritto dall'altra parte. Sì. Guardate, io lo vidi sei mesi fa. Era un po' bianco, un po' scuro. Quello lo abbiamo ricordato i tuoi tempi, sì. Quando si andava al mare. Sì. Lui eccelleva in tutto, era bravissimo. Sì. A racchettoni. Mi ricordo. Ci ritroviamo là poi la prossima estate. Sì, certo Paolo. Certo. Al bagno Monico. Monico. Al bagno Monico no. Quasi quasi lo cambio. Poi mi telefonò tre giorni dopo, mi disse: ho cambiato. E ho detto: ma Paolo, ma adesso dove andremo? Al bagno un paradiso. L'uomo si è segnato il destino. Bagno Monico, bagno paradiso, è una schioppettata. Monico paradiso. Poi non mi ha più chiamato. Io dico: dove sarà finito? E incontro Giovanni e mi dice: Paolo, è morto. D'altra parte, tutti dovremmo morire. Ricordatevi, dovremmo morire. Vedi quelli che si toccano. Guarda come si toccano. Fammi vedere le mani. Tanto. Uno quell'altro, dai. Tanto non serve toccare. Soprattutto la tua età. Dobbiamo toccare tutti quanti. Cico, meglio Cico. Ma
che discorsi, ma che discorsi! Né morto né cieco! Cosa sono? Telegrammi. Oh, è mia madre. Oh, signora! Condoglianze anche a lei. Che perdita, che perdita. Mamma, ascolta. Questi sono gli amici del principe. Mamma, desideriamo essere vicini con una parola di conforto in questo momento difficile per la perdita. Questi sono Lucia e Rodolfo. Antoni, ci stringiamo a voi in questo terribile lutto che vi ha colpito per la morte. Paolo, anche il gruppo carabinieri in congedo. Sempre ricorderemo la grande dignità e la statura umana di quel grand'uomo di Paolo. Perché Paolo? Signora Teresa. Oh, tenga, tenga, buona donna. Quale sarà la notizia? Come fulmina c'è il sereno. Oh, si accomodi, signore Pelato. Oh, la signora Pelato. Piacere, giudizia. Oh, sbardo, competti sempre a sua disposizione, signore. Oh, adesso mica una bella sera. Piacere, piacere. Oh, la signora Rinovella. Che bella mano che ha. Tu li sa la tristezza quando fare tutti scherzi. Povero Paolo, veramente. Oh, mi dispiace. Che bel divano che ha. Bello, bello largo, signora. Oggi figura e domani sepoltura. Chi muore giace, chi vive si dà pace. Ma non mi sembra che se ne vanno sempre migliori. La vita è una valle di lacrime. Scusi, scusi, ho sentito. È stato detto, siamo nati per soffrire. Sì, mi sembra dei titoli di testa. Scusate. La mamma è sempre la mamma. La mamma, cosa c'entra la mamma? Guarda, signora Pelazzo, la foto. Oh, è tutto lungo. Eh sì, identico, proprio identico. Parlate, parlate. Vida Bella vuole favorire. No, l'ho già visto, grazie. Signora Teresa, c'è il signor Cesco. Oh, Dio caro! Signora Celeste. Prego, come si fa? Io non aspetto. Signora Celeste, mi scusi, vuole favorire la foto del caro estinto che si è commesso in un bar. Com'è? Tornate da lei. Povero, povero, spada. Ma avete visto il fossero? Quel sospetto con un inebetito mi trasmette una certa inquietudine. Non vorrei che commettesse qualche sciocchezza, credo io. Ah, no, no, ma guardi, quello è il sospetto abituale. Ah, siamo messi bene. Scusate, scusa. Scusate, scusate, per favore, veniti là, per favore, prenda. Sì, stai calmo. Non ce la faccio più. Scusate, ma, scusate, scusate. Prego, prego. Lo so, lo so, ma genitore, il padre, non sono mica il marito. Sì, certo, il marito è sostituibile. Scusate, Teresa viene subito, è rimasta di là con la mamma.
dobbiamo fare i telegrammi agli zii. Agli zii. Però. Una certa foto. Scritta. Ha ragione. No. Bisogna telegrafare ai parenti e fare in maniera che loro arrivino qua in maniera molto tranquilla. In fin dei conti, devono affrontare un viaggio, magari distante. E farli affrontare un viaggio con la certezza della morte di un parente non è proprio del tutto simpatico. Ha ragione. Giusto. E quindi, lei cosa suggerisce? Una cosa semplice, come si usa in questi casi, un telegramma, quattro parole semplici, quattro di numero, quattro. Paolo, bravissimo, venite subito! Oh, che sciocchezza! Ma tanto vale di trovare Paolo morto! Ma così è per non rammarli, no? Sì, ma si sa un uomo che telegrafando Paolo gravissimo vuol dire morto, eh? E allora cambiamo. Paolo grave, forse meno allarmante, ma non mi pare proprio. Capiamo che non vogliamo allarmarli con Paolo gravissimo, che invece Paolo gravissimo, cioè morto. Oh. Certo che lei non va proprio bene nulla, perché a lei sapesse. Comunque, cambiamo. Paolo, benissimo, venite subito. Lei cosa ne pensa, Isabella, di quello che ha detto? Io penso che non va bene così. Capirebbero che sta male e che devono venire subito. E quindi che sta malissimo e quindi gli prendono un grande spavento. Non si può, non si può. Ha visto. Giusto, ha ragione. E allora, Paolo, non bene, venite subito! Ma vede, signor Quedasco, vega com'è Marcantonio. Non è tanto il non bene o l'indisposizione o il mal di pancia, quanto il venite subito! L'appello che toglie, sì, l'appello che toglie ogni valore all'eufemismo. E le dirò di più, caro signor Quedasco, che tanto più sarà il contrasto fra la prima e la seconda frase, tanto più loro si allarmeranno e saremo punto a capo. Ma certo, ma telegrafando Paolo discretamente, o anche Paolo non bene, seguito dalla frase venite subito, ma io sfido chiunque non allarmarsi se è una persona a cui vuoi bene. Ma certo. Basta, Matteo. Tre. Ma certo, è sulla seconda frase che bisogna puntare per evitare l'allarmismo. Ciao. Allora? No. Calma. Non possiamo dire così, perché non possiamo dire Paolo non bene. Ma restate dove siete! E allora sa cosa le dico, Marcantonio? Scriviamo un telegramma. Filippo, grave, venite subito! Ma dice che Filippo sta dando Paolo! Ma è così per non allarmarli, no? Oh, ma non si allarmerebbero, ma non capirebbero nemmeno. E poi scusatemi, chi è questo Filippo? Lo conoscete? Ma scusi, buon uomo. Grazie del buon uomo. Ho detto Filippo per dire un nome come un altro. Ma poi, se non ricordo bene, Filippo, com'è il nome del portinaio? Ma siamo impazziti! Non capirebbero! Ma sì! Ma chi serve telegrafare la morte di un perfetto sconosciuto? La morte di un ignoto Filippo non gli allarmerebbe né poco, né tanto, al massimo direbbero è morto Filippo. E salute a noi! Ma dai, non li credo così cinici. In fin di conti, tutte le persone hanno un po' di pietà per la morte di qualsiasi essere umano morto, perfino della morte di un cane! Ma non è il punto di muoversi e venire fino a qui. Le vuole entrare in testa? Ma sei proprio assurdo, Marco. Io non so chi mi tenga ad avviare le pratiche per la separazione! Guarda! Telegrafa così. Paolo, ottimamente, restate dove siete. Se vogliono capire, capiranno. Ah.
No. No. No, cara Ingrid. È lungo ristretto? È lungo ristretto? Oh, grazie, grazie, grazie. No, ma biscottino no, perché sono in dieta. Non si rompe la prima. Non lo sento. Un capino? No. Un capino? No. Mezzo capino? No. Una miscela di ombre. Col capino? Una porta sana. Sembra una tremenda fatalità. Pensi, pensi, signor Palazzi. Io, Ingrid, prego, prego. Pensi, signor Palazzi, che io in meno di un mese, dico lei, signor Palazzi, in meno di un mese mi sono visto sparire ben tre dei miei migliori amici. Dico tre, tutti presso poco della mia stessa età, dei giovani di primo pelo. Anche quel povero Pietro. Chi? Pietro De Magistri, è morto stanotte. Oh, ma no, sì, ma non lo sapete? No. Ha una sincope, padre. Ma se l'abbiamo visto ieri sera, gli stava non bene, benissimo. Sa com'è oggi, sei qui e domani. Oh. Povero Piero. No, non si dispera. Eravamo come fratelli. Non si preoccupi. Cioè, compagni di palla. Tanto sa com'è oggi a lui e domani a lei. Ma simpatia porta venire. Marco, non ti far vedere piangere da Teresa, non mi pare delicato che piangere con l'altro. Piero, Piero! Dai, sforzati, eccola! Come faccio? Dio, signor Palazzi, lei li voleva molto bene. Un mondo di me. Mio povero Paolo. Ma mamma, mi scusi, può accomodarsi di là che vorrei un attimo consolare questo. Caro, caro, signor. Vedi, Teresa, Marco conosceva appena il tuo povero Paolo, però gli è venuto in mente di una volta che si erano incontrati in una panchina del parco e avevano parlato amabilmente, sì, sì, del vino. E in questo ricordo si è emozionato e gli è venuto molto da piangere. E lui è un Marco così, è sensibile. Ma... fa la commedia, non conosceva neanche il povero Paolo, non capisco perché faccio tutte quelle smancerie. Ma lui non piange mica per Paolo, piange per Pietro, Pietro De Magistri, che è morto stanotte. Hai sentito Celeste? È morto Pietro De Magistri. Oh no, Maria Vecchia! Anche tu Celeste, no! Prego, prego. Ma Osvaldo, mi dica, com'è successo? Ma guardi, da quello che si dice in giro, il povero Pietro è andato a coricarsi verso le 8.30, come era sua abitudine. Sì, e dopo tre ore l'hanno trovato morto, duro come uno stoccafisso. È una cosa tremenda. Ma no, ma no, no. Erano due mesi che era malato. Ma adesso stiamo parlando di Piero De Magistri, no? Ma lei è un amico del povero Paolo? Sono il fratello di Teresa, signora. Ma Luigi, ma Palazzo, Palazzo è veramente commovente. Non me lo sarei mai aspettato da lui, sai? Scusa Teresa, ma vedi, il signore, non sta piangendo per il povero Paolo, ma piange per Piero De Magistri, morto anche lui. Ma non ci posso dire. Ah, mi scusi, No, ma potevi dirmelo, cara. Cioè, voglio dire, potevate anche fare a meno di venire, nessuno l'ha pregato. Ma vedi, Teresa, è stato per riguardo al tuo dolore. Capirai. Rida bella. Sì, ma cosa vuoi venire? No, io non capisco, viene qui a piangere per un altro, poteva rimanersene a casa, nessuno l'ha pregato di venire qua, no? No, 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 vedi Teresa, noi siamo venuti qui per il tuo povero.
ci è giunta la notizia anche della morte di Piero dei Magistri e adesso si piange per tutti e due. Ho capito, però... Teresa, calmati. Forse era solo più amico di povero di De Magistri che del povero Paolo. Dici? Non vorrai mica dirmi che anche tu piangevi per De Magistri, Pippa? Ah, non devi pensare. No, guarda, proprio pensare queste cose di me. Io ti ho visto, sei stata là mezz'ora e non hai versato una lacrima. Ma lacrima? Teresa, io avevo già pianto, sai? Sì, 2 giorni fa a casa. Avevo pianto a casa? No, voglio dire, tu non hai nessun dovere di piangere né per me né per te. Solo voglio mettere le cose a posto, vero Luigi? Beh, io piangevo per tutti e due, ma comunque guarda, non piango mica più, guarda, non piango più. No, guarda, tu sei padrona di piangere per chi vuoi e quanto vuoi, solo che io non capisco come a 2 giorni dalla morte del mio povero Paolo a casa mia si pianga per un altro, si dovrebbe piangere per lui. Oh, Teresa, mi fai davvero piangere. Oh. Non piango proprio perché tu non posso pensare che piango per altri. Ma piangi, piangi finché vuoi, quanto vuoi, guarda, tanto il mio dolore è così grande che nessuno potrebbe... Guarda, non so neanche come dirlo. Niente, togliermi nulla. Ecco. Anzi, sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Vai. Vai. Ognuno piange per conto proprio. Non confondiamo le lacrime. Non confondiamo le lacrime! Vabbè, allora, non confondiamo le lacrime! Oh. Su, su, dai, Teresa, dai! Vedi, il cucino fa il coraggio, Teresa! Il cordiale stilo dentro, mi ha già portato lei! Si aspetto lei! Ma che faccia di sei nominato tu? Signora! Vai, in fondo, mia sorella non ha tutti i torti, vengono qui per una visita di condoglianze e si mettono a piangere per un altro. Possibile? Sì, hanno saputo che è morto De Magistri. È morto Piero? Sì, Piero De Magistri! Oh, che facile! Chi lei? Scusi tanto, sa signora, ma del povero Paolo sapevo già. Piero! La peraglio Kitty, amicizio, è come un fulmine a Cesare! Un fulmine a Cesare, sì, no, ma voglio dire, ma povero Paolo, anche ma, lui! Ma povero Piero! Ma come? Ma quando? No, non è possibile, non è possibile! Dio mio! Ma scusi, sei piange? Per Paolo o per De Magistri? Ma per Paolo! De Magistri non so chi sia. Oh, si è andato, cielo, Teresa, c'è una che piange per il povero Paolo. Ho sentito, oh, povero Piero! Guardi, sarebbe lungo spiegare tutto, guarda da Teresa. Io non ci capisco più niente. Signora, se le porto le mie più sincere condoglianze. Grazie. Sento che un nuovo lutto si è abbattuto sulla sua casa. No, guardi signora, qui non si è abbattuto nessun nuovo lutto. Il fatto è che è già abbastanza grande quello che mi ha colpito, ho capito? È che questi signori con una delicatezza veramente esemplare. Ma Teresa! Lo lascia dire! Sono venuti qui a piangere per un altro! Ma è una cosa indegna! Non si è mai sentito un fatto simile! Signora Teresa, ecco. Mi scusi, noi non siamo un tipo che piace un altro, è una tremenda fatalità, una tremenda coincidenza che accomuna il nome di Pietro e Paolo. Senta, signor Pelazzi, io rispetto il dolore altrui, ma qui si deve piangere per Paolo. Perdoni, noi eravamo già qui quando abbiamo saputo della morte del mio amico Pietro. Certi sfoghi non si possono rimandare ad ora prefissata. Ciò non toglie il nostro affetto che avevamo per suo marito Paolo. Vedi, Teresa, io non sono sospetta perché non piango proprio.
però grazie. Quando noi tutti siamo venuti qui per il tuo Paolo e qui c'è giunta la notizia anche della morte del povero Piero De Magistri e nonostante questo siamo rimasti qui e questo ti dovrebbe anche far capire che andate pure se volete. No, nessuno vi no. Dire. Mio Dio. No, cara signora, noi non ce ne andiamo. Perché se ce ne andassimo confermeremmo quello che ella ha potuto pensare in un momento di sconforto, più che giustificato da Trump. E invece ci stringiamo tutti intorno a lei. Sì, piangendo per un altro. Grazie mille, oh, signor Osvaldo, veramente grazie. E guardi, e lei la smetta di piangere, non faccia la buffa un altro. Signora, ti guardi, la prego di constatare che io quindi lei sarebbe l'unica sincera forse. Ma certo, mi trattengo dal piangere proprio perché non voglio creare equivoci. Ma se è per questo faccia il suo comodo, piano pure. Ormai mi si sono talmente confuse le idee che non saprei neanche per chi dovrei piangere. Ma il piangere della signora era Paolo o Piero? Era Paolo! Ma se vuoi piangere per Piero, faccia come crede. No, no, no. Preferisco non piangere per nessuno. E che ci sia pace per tutti. Signora, a nome di tutti io desidero spiegarle. Mi lasci dire. No, no, signor Osvaldo, si risparmi delle pietose bugie. Signora, così lei mi ferisce. Ma no, papà. Ma no, te l'hai già dato. Non vuoi apprezzare questo impressionante cordoglio che ci porta tutti questi signori? Ma papà. Ma come? Sono pratico di gentili, se vorrei a farsi le loro. Ma che cordoglio, che cordoglio? Cosa vorresti dire? Che è un plebiscito di cordoglio? Ma per un altro plebiscito! Come un altro? Come un altro? Un altro? Un altro? Ma come? Ma stai scherzando? No! No! Marcantonio, permetta che le spieghi. Beh, io me ne infischio, veramente me ne infischio. Ma basta, non dite che tu! Ma è possibile questa cosa? Sì, è proprio possibile, perché vede, Marcantonio, anche sua figlia deve capire che da parte nostra non c'è stata alcuna mancanza di riguardo verso i sofferenti del suo dolore. Ma tutto è venuto perché è stato l'amico Osvaldo a portarti questa dolorosa notizia. Io? Sì, sei stato tu. Ma che colpa ne ho? Ah, è stato lei! Lei viene qui a portare via le lacrime al mio povero Paolo. Signora! Io l'ho sempre conosciuta come un chiacchierone, ma pettegolo e marito! Sepulto! E che cos'è sto parce sepulto? Perdonaci,
sei morto, papà! Ah, beh, allora. Beh, vieni qua. Mi ci tirano proprio per i capelli. Mamma. Devo vedere che a due giorni dalla morte del mio genero, i suoi amici vengono qui a piangere un altro, quando il corpo del mio povero genero è ancora caldo. Se permette, quello di Piero è ancora più caldo. Ecco! Ma Osvaldo, mi perdoni, dica, visto che la morte del mio amico è stata così repentina, ci racconti, ma guardi. Oh, basta! Qui si deve piangere per Piero, non Paolo. No, qui si deve piangere per Paolo! Era Paolo, ma ripeto! Nemmeno per sogno. Chi vuol piangere per Piero De Magisti, fuori da questa casa. C'è il signor Piero De Magisti con la fidanzata. Adesso che non sta un abito di noi. Oh, ma perché si era levato il dente? Ma scusi, ma perché? Ma perché lei, scusi, geneva con gli occhi alzati a cielo? Ma perché avevo mal di denti? Sì, ma lei ha detto anche adesso che ho finito di soffrire. Oh, ma perché lui si era già tolto il dente e noi dovevamo ancora toglierlo. Ma chi poteva immaginarlo? Sento dire. Piero ha finito di soffrire, adesso sta meglio di noi. Pensavo che fosse morto. Che granchio! Marco, non ti fare da ridere, ma insomma un po' di contento. Ma insomma in questa casa non si può né piangere né ridere né bere. È un atteggiamento ignobile. Hanno saputo che De Magistris è vivo ed ecco lì. Tutti contenti e ridenti! Sta toccando l'inferno a casa mia!
benissimo. Ci siamo divertiti tantissimo alle prove, ma qualcuno ha detto, non siamo noi che dobbiamo divertirci, è il pubblico quando sarà. Io spero sia stato così. Hanno lavorato benissimo. Parte di questa compagnia estemporanea che si potrà sciogliere. È tutto gratuito, basta avere voglia di impegnarsi la sera dopo che si è lavorato tanto, guadagnato poco, perché ormai funziona così, noi siamo qua. Donato, siamo anche in fossi perdita. Ok. Ringraziamento a voi. Palco i ragazzi del teatro instabile. Vorrei ringraziare. Dai. Mazzi di rosa, una lista, candele, cammellotti,
proprio a cercare la tomba, su signore. C'è sempre una tomba vaccinella, piccolina. Segna. Solamente una crocella, la coppa croce, stienda se leggeva. Esposito un giornale. E Turbino. Guardandola che pena mi faceva sto morto, senza nemmeno un nome. Questa è la vita. Questa è la vita che aveva mai pensato. Chi ha avuto tante? E chi non ne ha avuto niente? Sto povero Maronna si aspettava che pure la tua era pazzesca. Mentre, fantasticato sti pensieri, si era fatti quasi mezzanotte. Io, rimanente prigioniero, mortevo ora innanzi al candelotto. Tutto un tratto. Ui! Tutto un tratto che vedo. Due ombre. Ombre avvicinarsi dalla parte mia. Io a questo fatto non ci vedo chiaro. Sono scedata. Rorm. Che fantasia. Guarda che fantasia. Quello era il marchese, col tubo, con la caramella, col pastrano. E quell'altro appresso a lui, un brutto arnese, tutto sporco, e con una scopa in mano. E quello, certamente Don Gennaro. E Don Gennaro, il morto poveretto, il Netturbino. Potevano stare da me quasi un palmo. Quando il marchese si portò di petto e dopo, calmo, disse a Don Gennaro: Giovanotto, da voi vorrei sapere mille carogne con quali ardire e con quale onore avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me, che sono un blasonato, la casta è cassa e così rispettata. Ma voi perdeste il senno e la misura, la vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza solente. Quindi cerchiate un altro posto tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io... Ma l'avrei fatto questo torto, è stata mia moglie a fare questa fesseria. Io che potevo fare se ero morto? Se fossi vivo, vi farei contento. In questo momento prenderei la cassetta con le quattro ossa e me ne entrerei in un'altra fossa. E cosa aspetti? E cosa aspetti, turpe mal creato, che io la mia raggiunga l'eccellenza? Se io non fossi stato intitolato, avrei già dato via la violenza. E fammi prima, via questa violenza. A vedere, io mi sono stancato di sentirti, se mi scordo che sono morto, sono ammazzato. Ma chi deve essere un Dio? Oh, può capire, Candida, siamo tutti uguali. Morto sei tu, e morto sono pure io, ognuno come è nato, e tale a quale un altro. Lurido porco! Come ti permetti di paragonarti a me, che mi natali, illustri, nobilissimi e perfetti, la famiglia principi reali? Ma quale Natale? Quale Pasqua ed Epifania? Tu come entri in capra, a sta cervella che tu sei malata ancora di fantasia. A morto, sai che è? È una livella. Sì, è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo. La senne che lo cancella. Il fatto punto che ha perso tu. La vita è pure un uomo. Tu non devi fatto ancora questo punto, eh? Perciò, stammi a sentire, non fare il restino. Sopportami, vicina, che ti importa? Sti pagliacciati fatti prima. Noi siamo sempre, a parte di mamma morta. Con la regia di Maurizio Eusebio.
dare un grande applauso a queste persone che veramente si sono impegnate, hanno dato tutto. Interessante, io ho visto un po', ho schiacciato un po' i lavori che hanno fatto le altre scuole, sono 6 scuole, io vi invito, seguite il calendario su Curando. Ringraziamo anche la presenza del sindaco e dell'assessore Bertelli che ci sono, come al solito vengono a visitarci sempre. Vuole accomodarsi con noi, vediamo un po'.